Ehi, la ciurma! Posso pure dire davvero ciurma? Perché siamo su un tema marinaresco, quindi. Perché sto balbettando? Non so. Allora, vediamo. No, dimmi. No, non mi dire che non possiamo vedere. Non possiamo cambiare le robe mentre siamo in pausa. La visuale è mondifera. Come la apro la visuale mondifera? Non mi ricordo mica più. Così. Ah, eccola. Dobbiamo andare in là, quindi a destra, suppongo. Cult Islands vuol dire che tutte queste qua sono isole del culto? Ok. Click a region to zoom. Ah, ok. Sì, probabilmente queste sono tutte isole del culto. Noi siamo andati qua. Siamo scappati qua, siamo scappati qua, siamo scappati qua. Ma quelli di dietro sono sempre chiusi, non capisco perché. Qua ci sono anche degli altri. Forse quando avremo il teletrasporto, come si chiama? Il fast. Fast Mugello. Noi quindi dobbiamo andare a destra, abbiamo detto, vero? Ha una hotkey questo? J. Vabbè, è un po' scomodo J, però. Noi siamo qua, quindi a destra. Ok. Bioma temperato, weather storm, water tidal waves, un porto e quattro cancelli. Qua un porto e quattro cancelli, di questo non sappiamo niente. E qua ci sono dei pirati? Faction, pirates, faction. No, qua non dice niente sulla faction. Last visited. Ok. Quindi a destra andiamo. A destra. Questo sarebbe interessante comprare la campana, è per sapere là sotto che cosa c'è, vedere l'evento e tutte cose, ma lo faremo più tardi probabilmente. Ah, andiamo in qua. Ah, mi costa 25 spostarmi? 94, vediamo un po'. Distance brings a new clarity. Suppressed memories tentatively resurface. Glimpses of past acts. Some shameful, some proud. All of it colored by the diffused sense of loss. Qui con la distanza iniziamo a ricordarci alcuni degli eventi passati, alcuni pietosi, altri prodigiosi, cioè eroici. A vessel traveling full sail towards you catches your eye. Something about it looks familiar and it bears no signs of aggression. Soon after, it begins hailing you. You allow them to board and a spring spryly. Non so cosa voglia dire. Figure hops across. It's a young lady, richly but sensibly dressed. She tells you of their escape from the port, the one recently blockaded by the cult. The ship pursuing them broke off to chase someone else. You. Ah, okay. I've heard you're Miss Diemors, she says, but it seems we're in your debt. I may be able to whisper in some influential ears. You should have a clean slate by the time you reach landfall. She turns to leave, flashing you a grin. He'll be most interested to hear what you make of it. No, I'll be most interested to hear what you make of it. The sleek ship sails off toward the pinnacle of land in the distance. Ah, è perché noi siamo intervenuti ed è riuscito a scappare da Gentleswell. Quando sono stati attaccati dal culto. E quindi ci dice che ci fa un favore, insomma, ha parlato con delle persone influenti, ecco. Landfall was the first major colony set up by settlers from the Empire, and fast grew into their capital. It remains one of the only islands to still keep the old ways since the Empire fell. It is therefore safe from the cult's influence for now. The vaulted college here is home to the remnants of the artificers and remains the greatest repository and seat of learning in the known world. Ok, è un posto fichissimo l'info. Perché continuano a chiuderci cantecelli dietro qua? Boh. Meno. C'è un faro. Nel dubbio andiamo al faro.
piuttosto che girovagare come dei pazzi, visto che poi ci sale. Ah, oh! Non abbiamo l'indicatore del culto, fichissimo! Possiamo girare tranquilli qua. C'è solo l'handfall e basta. Mi sa. Vediamo un po'. C'è della pesca, delle risorse. Vabbè, andiamo a pescare, andiamo a prendere le risorse, poi dopo andiamo là. Tanto non abbiamo fretta, che bello non avere fretta una volta tanto. Non c'è il culto. Non c'è il culto. Siamo tranquilli dal culto, per ora. Ma non possiamo tipo stare qua per sempre, che non ci inseguono. Purtroppo no. Ah, comunque era sceso perché era 84, effettivamente. Però ne abbiamo guadagnati così tanti. Boh. Perché l'evento ci ha interrotto e non mi ricordo più cosa avevamo conteggiato un attimo fa per vedere se ci toglieva dei soldi a spostarci, cioè delle provviste a spostarci. Cosa raccogliamo? 22, buono, siamo quasi a 700. Ma dove erano le altre? Ah, lassù, ok. Ah, adesso lo vedo. Sì, 708. Allora andiamo un attimo qua a doccarci. È super difesa questa città, ci credo che non arriva al culto. After mooring up on the docks, you give permission for recruit to commence shore leave. What business will you attend to? Allora, ci sono le prime due che sono base, e poi c'è visit the Great Library. Allora, andiamo un attimo a vedere che cosa c'è qua, cosa ci offre il porto. Round shot sono quelli che abbiamo già, vero? Sì. Hullcracker, questi fanno dei danni allo scafo più importanti. Low damage to hull and sections. Ah, moderate chance of causing hull cracks. Che sono quelli che fanno affondare, probabilmente. Road speed slow, no, non lo so se mi conviene questo. Grape shot, double shot, che già conosciamo. Anti-ram. When deployed as an enemy ship attempts to ram you, a fuse is triggered and the anti-ram shoots out two metal tipped poles filled with explosive. When this detonates, they halt the ram and cause damage to the enemy vessel. Can only be used once per battle per side. Ah, fichissimo. Vedo che va messo questa testa. Ah, qua. È un upgrade misto questo, probabilmente. Automatic winch. Ah! Se noi lo vendiamo ci dà solo 10. Ok. Non è male questo automatico, che li recupera se per caso cadono giù. E l'Advanced Crew Nest ci dà un sacco più informazioni. Però vorrei mantenermi un attimo per prendere. Le compriamo dopo che abbiamo comprato la nave nuova, dai. Che forse sto giro con un centinaio di cose riusciamo a farle. Ah, aspetta, ma se andiamo qua, c'è la Gilda degli Esploratori. Sì! Sì! Sì, abbiamo 800! Abbiamo 800! E compriamoci la nave più potenza. La corvetta. La corvetta. Guarda che bella grande. Ci sta una ciurma in più. Sì. E abbiamo 6 storage, che non so cosa ci saranno gli storage in realtà. Boh. E 5 cannoni per batteria possiamo avere. Cioè noi ne abbiamo 3, adesso ci sembrano tanti. Con 5 saremo una potenza di fuoco incredibile. E se aspettiamo ancora un po', 9,50 cosa abbiamo? Il Galeone 8500 ha più storage, ma chi se ne frega, non sappiamo cosa serve. Cosa cambia invece qua? No, la disposizione sembra lo stesso. Il cruiser. Sembra lo stesso, cioè aumenta solo di uno lo ship storage slot. Ah,
questo ci aumenta ancora di uno. E ha più scafo. Questo ha 6 cannoni per spazio. Però il resto restano sempre 5, 5, 5. Mi sa che ci converrà a quel punto passare direttamente poi al Man of War 2000. Cioè ci teniamo la corvette e la miglioriamo per un tot. E poi dopo passeremo su quella più avanti. Customize and purchase. Allora, spostiamo tutto. Ci danno anche 88 per vendere quella. Buona. Ma il mortaio lo terrei più che altro qua, così è più comodo da gestire. I potenziamenti ce l'ha dati. The Sight si chiamava quella. Ah, ship section upgrades will be automatically transferred to any new ship. Ah, Kaiser, io questo non lo sapevo. Facciamo una cosa. Allora, visto che lo scafo è completamente intero e non è così urgente andare a passare, poi direi che facciamo... Vediamo un po'. Questo non mi è mai stato utile per ora. Questo neanche. Però se noi aumentiamo il potere dei cannoni potrebbe essere non male. Tenere le altre distanze. Ma ship storage non ho ancora capito cosa serve. Advanced crew nest posso... Allora, vediamo un attimo se gli upgrade possiamo mettere qualcosa di bello. Allora, performance... Ok. Tiene più danno. 20% di possibilità di non prendere fuoco. 20% di sopravvivere ai danni dello scafo. Allora, io farei... Questo sull'albero. Sì. Mondo deve essere più tranquillo. Questa è la sick bay. Dai, spendiamo 100 qua per l'albero, maestro, che sia più resistente. In modo che così abbiamo una persona in più che può occuparsi di altre robe, che è il nostro ripara roba. Quindi magari compriamo del performance. Intanto andiamo, ritorniamo al porto. Vediamo se c'è qualcosa qua da fare, ma il magistrato non mi ha niente. Taverna non abbiamo possibilità di prendere altra roba. Apothecary stanno tutti bene, prigio niente. Andiamo alla Great Library allora. You've never been to Landfall before. It's quite spectacular. The vaulted college looms atop the island's highest plateau. And the mossy but still serviceable path meanders up to it. You imagine at the imposing, edging, but still elegant complex. You soon track down the correct wing, and an artificer there greets you disdainfully. I am Voltar. What knowledge must you seek? She asks. The tone of her voice and the arch of her eyebrow making it clear she is following the bare minimum of custom. Ok. Non so molto amichevole. She's taken aback. There is often truth to sailors' tales. Ah, non ho letto cosa le abbiamo detto. But no proof exists of this one. Some kind of large whale is what you most likely saw. I think the mind-healing wing may be a better destination for you. I have seen one. Fought one. I must find a way to make it surface, so I can kill one. Then you will have proof. E la prima opzione. If such a thing were to exist, or a monstrous whale, for example, how would you
How would one encourage it to surface? It's my duty as captain to prepare for anything. Facciamo la seconda. Well, whales will surface with time. If time is not something you have, then a huge blast of pressure beneath or very close to it should make it surface. And how would one go about exploding something underwater? Any time a fuse would be instantly put out. Quindi dice, come facciamo a fare, cioè dice, fai una grande pressione tipo con un'esplosione, ma come facciamo a fare un'esplosione sott'acqua? Well, more common in early founding days, the art of making weapons do such things is long gone. She pauses, thinking. You seem to have appealed to her analytical mind at least, at last. Dice, se c'era un modo per saperlo, è andata persa da tempo. E per fortuna sembra interessata dalla nostra questione. However, sad tale, there was once an empire mining interest on an island, barren on the surface, but astoundingly rich in minerals below. The miners discovered a deep vein of metal, but learned the very hard way that it reacted violently to water. Half the mountain was vaporized. Ah, un tempo c'era in un'isola un minerale che esplodeva molto facilmente con l'acqua. Some of the miners on the colony survived, but have since become a somewhat unhinged people, who seem to thrive on the fatalism of staying somewhere an errant rivulet could result in an explosive end. I believe they call the place Devil Rock now. Ok, sono morti quasi tutti in quell'isola, ma è avanzata ancora un po' di gente che è diventata un po' superstiziosa, un po' rozza, e il posto dove c'era la miniera lo chiamano Devil Rock. I have even heard rumors of them using nuggets of Devil Rock to fish, a barbarically risky but effective method. Of course, they don't like outsiders and haven't been forthcoming in donating any for research. Let me show you on your chart. If you happen to pay them a visit, I'd be in debit if you could bring back some samples. Ok. Ci dice, ne usano anche un po' per pescare, ma non sono molto gentili con gli stranieri. Prova ad andarci, dovrebbe essere in questa zona, lo segno sulla mappa, dice, se ne trovi un po', portamelo come campione. Ok, quindi niente, dobbiamo andare dall'altra parte. Questo è il succo. Oh, qua c'è... No, quello è un ripara la nave. Ma sono partiti degli altri eventi? Prima non c'era questa roba. Sì, sono dei nuovi eventi. Andiamo a salvare, c'è uno che sta annegandola, andiamo a salvare. Magari è un cultista di nuovo, così perdiamo felicità dalla gente. Felicità! E salvare la gente, ma non i cultisti, la felicità. Ma non credo che sia un cultista, qua non ci hanno detto che non ci sono i cultisti. You fish the body of a castaway out of the water. You never can tell whether they're unconscious of that. Unfortunately, this one is long gone. His body beginning to show signs of rotting from being in the water too long. Ah, quindi era morto questo. As you check him over, you see a beautiful piece of jewelry locked in his death grip. Ah, ok, aveva un gioiello stretto in mano. 22 soldi abbiamo dato. Allora, se riusciamo a prendere un altro po' di soldi, ci compriamo anche la nave. Vabbè, però non ha senso. Prima distruggiamo lo scafo di questo un po'. Allora, qua c'è una nave, vediamo cosa succede. Dovrebbero essere degli eventi amichevoli, no? Ah, ok, c'è una cosa molto ricca, non sappiamo chi sia. Però non abbiamo nessun problema con loro, non li abbordiamo, non sappiamo neanche chi siano.
Però la tizia non aveva detto che aveva delle conoscenze qua, boh, a Landfall. Non so. A ship is fast approaching clearly with hostile intent. Moments before firing range, it plays off the wind and swings across your bow to target your weaker side. It was quite the maneuver, and now they're seized the initiative. In this battle, your ship has been attacked from the other side, the opposite to the one you have set by default. Oh dear! If you're not prepared for this, turn your ship around by pressing the bring about button when your maneuver bar is fully charged. Ok. Ma possiamo anche tentare disperatamente di tornare nella trotta. No, vabbè, abbiamo solo due cannoni in più da questo lato, ma non è grave, dovremmo farcela comunque. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. Thank you.